Grazie, saluto tutti e sono onoratissimo per la seconda volta di parlare del viadotto Polcevera e per la seconda volta e per tutte le volte che ne parlerò nella mia vita, che ne ho parlato, devo moralmente riferirmi sempre e comunque alle persone che ci hanno lasciato a seguito del crollo di un'opera dell'uomo, di un'opera dell'ingegneria, di un'opera costruita in un periodo in cui alcune norme non c'erano, un'opera realizzata sulla base delle conoscenze dell'epoca, non entro in questo merito, ma una domanda noi ingegneri, specialmente io che rappresento gli ingegneri come presidente di un ordine, dobbiamo porcela come riuscire a prevenire questo tipo di cose. Ora è facile parlare di manutenzione, diagnosi, ecco, ma la domanda di chi è all'interno dei gruppi di ricerca scientifica oppure dei professionisti che poi mettono in pratica le disposizioni normative, sempre come. La norma ricercata come strumento per seguire il meglio o la norma ricercata come strumento per responsabilizzare chi la usa quando rilascia dei certificati? La norma che aiuta il professionista o la norma che lo confonde in quanto sovrapposta, stratificata e utile solo per creare situazioni di conflitto dove ognuno poi assume responsabilità enorme quando nella pratica esercita la professione. La norma come strumento dinamico che cambia a seconda dell'evolvere della scienza e della tecnica, oppure la norma che cristallizza una posizione, un comportamento che poi viene ripetuto quasi automaticamente per il solo fatto di dire io sono a posto. Ho operato in modo legale, la ricerca della legalità, la ricerca del buon senso e della buona pratica. Sono tutte domande che dobbiamo porci, che io mi pongo sempre, sempre pensando alle persone che sono salite su quella infrastruttura, come entrano nei mezzi di trasporto, come entrano negli ospedali, negli immobili, e confidando in uno Stato di diritto e in una comunità che riesca non solo a costruire grandi opere, ma anche a mantenere le loro prestazioni nel tempo. Loro sono entrati e non sono più usciti, non deve succedere più. Non è uno slogan il mio, come non è uno slogan modello Genova. Io più volte sono uscito su programmi televisivi, per quanto me ne danno la possibilità, perché poi dopo non è che sia proprio gettonato dal punto di vista giornalistico il raccontare cose buone. È sempre molto gettonato il raccontare cose negative, malefatte, rischio amianto su Genova, migliaia di morti nei prossimi 20 anni per l'amianto nel Ponte Morandi. Ecco, magari raccontare invece cosa vuol dire realizzare un'opera in Italia in un anno e mezzo, 2 anni, con delle norme che sembrano quasi studiate per il non fare anziché per il fare. Questo magari è una cosa che vista un pochettino più approfonda, un po' meno appetibile ai giornalisti, quindi direi, però qualcosa riesco a dire, ecco, l'importante è dirlo con interesse. Quindi chiusa questa parentesi doverosa, perché in effetti bisogna sempre tenerla a mente questa situazione. Noi non possiamo gioire della realizzazione di un'opera che va a sostituire un qualcosa che ha cagionato la morte. Detto questo, io sono onoratissimo perché è la seconda volta che intervengo. La prima volta sono intervenuto raccontando quello che avrei voluto fare come responsabile del procedimento. Se vi ricordate chi era presente, avevo spiegato come per la prima volta in Italia avremmo avuto la possibilità di applicare concetti ingegneristici all'amministrazione pubblica, e io ho chiamato ingegneria procedimentale. Che vuol dire, per chi ovviamente è del settore, azione, reazione, controllo. Azione, reazione, controllo vuol dire anche trasformato sotto il profilo normativo, azione, la norma che ti pone un comportamento, controllo il direttore dei lavori che verifica che sia applicata, e retroazione quando si scopre che in certi punti non va bene e si fa un tuning, la si va a mettere a posto. Quello che in Italia purtroppo abbiamo, l'avevo spiegato l'altra volta, come scoglio fondamentale, è l'impossibilità di retroazionare, perché quando mi hanno un po' preso in giro per quel famoso fuori onda, dove poi in effetti ero molto preoccupato di aver fatto brutta figura io, chi mi conosce, a Rotary, eccetera,
perché mi è scappato in una visita privata del ministro dell'Interno, dove non pensavo vi fossero telecamere nascoste, che fossimo in un contesto dove mi hanno domandato: ma come riuscite ad essere così veloci qua a Genova nella realizzazione di Viadotto Polcevera? Io ho detto: abbiamo buttato nel cassetto, in realtà non l'ho detto nel cassetto, una frase un po' più colorita, il codice dei contratti, e abbiamo parallelizzato i processi. Ecco, da lì ha buttato via il codice dei contratti, ma cosa intendeva? Io non intendevo dire buttare via la disposizione in esso contenuta, ma la fonte, cioè è possibile che noi abbiamo un codice in un atto avente forza di legge, cioè in un documento normativo che gerarchicamente io per poterlo modificare in una virgola devo avere due passaggi in Parlamento, cioè devo rifare una legge delega. E poi il governo in questo decreto legislativo, peraltro fuori delega, ve l'ho spiegato perfettamente com'è che funziona, addirittura con una legge delega che vieta di aggiungere livelli di regolamentazione superiore rispetto alla direttiva che sta recependo, ma noi in Italia non ce l'abbiamo fatta, noi dobbiamo per forza essere più realisti del re, noi dobbiamo colorare, anzi placcare in oro, gold plating, le norme comunitarie. Noi ci arrivano degli strumenti dall'Europa belli. E lo devo dire, tutti critichiamo l'Europa, ci sono, mi sentite? Sì. Ok, ho visto che è sparito tutto, colpa degli ingegneri dell'ICT, sempre. Sì, vero, vero. Ci danno questi buoni strumenti, ci danno un ventaglio di possibilità da utilizzare, ci diamo come metafora un trapano con più punte da utilizzare, noi in Italia decidiamo di utilizzare solamente una piccola porzione del ventaglio. Oppure trappano con una sola punta, non riusciamo a fare vestiti su misura e soprattutto inseriamo regolamenti superiori, vogliamo chiamarli burocrazia, a me non piace usarla in termini ulteriori, direi burocrazia in sé, utilizzata non al raggiungimento del risultato, tutto quello che volete, ma noi da una norma europea di 6 pagine la recepiamo in un documento di 240 pagine, al quale va benissimo, perché anche gli altri stati membri lo fanno. Ma sono guideline, sono linee guida, sono orientamenti della comunità europea, sono ISO, sono British Standard, sono DIN, sono norme non cogenti che danno degli indirizzi che evolvono nel tempo a seconda dell'evoluzione della scienza e della tecnica. Noi invece in Italia li cristallizziamo in una legge, ok? In base alla quale noi per poter poi lavorare bene, cioè calibrare i singoli casi, nell'istante in cui il legislatore non ha avuto la previsione specifica come un ponte Morandi, come un terremoto, come altri casi, come il crollo di un viadotto su un fiume, noi dobbiamo applicare queste norme generali rigidissime, inadattabili, e a quel punto lì è la storia d'Italia. Ora, cosa è successo per il viadotto Polcevera? Ve l'avevo anticipato, avevo detto per la prima volta. Vengono dati come paletti solamente i limiti europei e poi quelli ovviamente della Costituzione, quelli dell'antimafia e via dicendo, inderogabili. Noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo creati un procedimento ad hoc. Il procedimento ad hoc si chiama Modello procedimentale per la gestione della ricostruzione del viadotto Polcevera in Genova, da cui modello Genova. Quindi non è uno slogan come usato molte volte si trova sui giornali, da chi lo declama, ma anche da chi lo avversa, con tra l'altro indicazioni che io invito sempre, purtroppo oggi è un momento dove c'è una polarizzazione politica e ideologica in tutti i settori tremenda, dove praticamente sembra di essere in uno scontro calcistico, dove ci sono delle posizioni preconcette, quasi quasi ne ecco. Io invito sempre ad andare a verificare le fonti, sempre e comunque. La nostra fonte è un decreto, è il 109 del 2018, sono poche righe, sono dove c'è scritto il commissario opera in deroga alle leggi nazionali, ad eccetto e con l'eccezione di quelle penali, dei principi comunitari, le direttive comunitarie, i regolamenti europei, eccetera, delle norme antimafia e del codice penale. A quel punto lì non è vero che siamo in deroga, perché tutto ciò che disciplina un cantiere, come spiego sempre, dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, che è il recepimento di direttive comunitarie, agli appalti pubblici, direttiva appalti, alla sicurezza del coordinamento dei cantieri, famosa direttiva cantieri 494-96, eccetera. Quasi tutto, anzi direi tutto, disciplinato a livello europeo, con norme
studiate apposta per essere poi applicate secondo buon senso, ovvero sia il legislatore mi dice quali sono i divieti per tutelare interessi pubblici preeminenti e posti questi divieti mi dà altri indirizzi che ritiene essenziali per raggiungere gli obiettivi europei di sviluppo economico sostenibile, ricordiamolo, sempre contemperare dei principi, e in base a quelli lo Stato membro può inserire norme, ma mai in gold plating, ok? Cioè mai ad andare contro i principi della direttiva, oppure addirittura ad andare a penalizzare l'Italia, non si sa perché, rispetto agli altri paesi. Vi dico solo un esempio, giusto per intrattenere, poi dopo mi piacerebbe che mi fossero fatte delle domande, per cui sarò brevissimo in questa introduzione. Un esempio proprio semplice semplice, che riguarda il viadotto Polcevera. Per giorni, non mai mesi, perché poi dopo noi dimostravamo con i fatti che erano bugie, ma per giorni è stato pubblicato sui giornali che i detriti del vecchio viadotto, che ricordo essere ancora oggi sotto sequestro, perché bisogna dare proprio anche merito alla collaborazione tra istituzioni, la Procura della Repubblica e il Tribunale di Genova, negli uffici del GIP e del procuratore capo, del procuratore aggiunto, hanno collaborato per riuscire sempre e comunque a trovare delle soluzioni tecniche che riuscissero a garantire il principio che sta alla base del sequestro, cioè la salvaguardia della prova. Io non è che devo tenere sequestrato un intero viadotto lungo più di 1 chilometro per riuscire poi a garantire l'evolversi del procedimento penale piuttosto anche di quello civile o quelli amministrativi, al TAR, eccetera. Ma io devo garantire il risultato, l'obiettivo, cioè una sorta di come la chiamo io, teloburocrazia, ecco, perché è una burocrazia che tende al raggiungimento di un obiettivo piuttosto che invece al mero rispetto di una norma per dire di essere a posto, di essere nella legge. Ecco, con questo principio noi abbiamo selezionato le parti demolibili, le abbiamo messe da parte con l'accordo di tutti i consulenti, quindi best practice, quindi migliori prassi in tutto. In tutto, anche nei rapporti con le altre PA e soprattutto con la giustizia. Bene, quando abbiamo fatto esplodere il vecchio viadotto Polcevera, detto Ponte Morandi, tra le varie preoccupazioni, prima di tutto l'amianto, c'è stata anche quella di portare i rifiuti in Germania. Ve lo ricordate? In Germania, cioè una sorta di transumanza detritica tra l'Italia e la Germania. Perché dico transumanza? Perché poi sarebbero ritornati in Italia tutti sgranulati come materiale di riempimento, dove per fare il sottoponte Morandi. Allora dico, non ho capito. Questa roba qua mi dite che in Italia, con le norme italiane, in quanto vecchie norme antecedenti alle nuove direttive e regolamenti, regolamento europeo, lo cito per chi magari non è del settore, è il CLP sulle etichettature, il RICE sugli elementi chimici, danno dei limiti oltre i quali è considerata non pericolosa una sostanza, altrimenti anche nell'acqua, nell'etichetta non si marca arsenico, anche se in percentuali bassissime esiste. Ecco, la stessa cosa è per l'amianto, esistono delle percentuali oltre le quali è considerato rifiuto pericoloso, sotto le quali invece non lo è. In Germania ovviamente usano i regolamenti europei, usano queste norme europee. L'Italia no, perché arriva la norma europea. Ok, è un regolamento, quindi non va recepito dallo Stato membro, ma contrasta con vecchie norme italiane ipercautelative, ma in momenti in cui non si conoscevano gli aspetti epidemiologici per quanto riguarda determinate situazioni, gli aspetti delle patologie, eccetera, che si conoscono, si sa e ci sono delle regole ben precise. Nell'istante in cui io mi trovo queste vecchie norme, con nuove norme europee, ma un povero RUP, come posso essere io del Morandi, oppure come può essere qualunque altro dipendente pubblico. Io non sono dipendente pubblico, sono prestato alla pubblica amministrazione, ma sono un libero professionista anche con lo spirito del libero professionista, lo spirito dell'imprenditore. In quel momento lì dico io non ci sto, piuttosto me la vedrò con un giudice a fine ponte, ma non posso accettare che se la volontà di un'Europa, quindi una direttiva comunitaria, che tra l'altro se andiamo a ben leggere la Costituzione, l'articolo 117, dice che le leggi italiane devono essere rispettate, la Costituzione e gli accordi internazionali e le direttive comunitarie, i principi UE, io possa comunque rimanere sulle vecchie norme italiane,
in quanto mi garantiscono, mi ipergarantiscono dalla parte della tutela della salute e dell'ambiente molto più di quello che serve. Ma dall'altra parte bloccano l'economia e dice chi se ne frega dell'economia? No, l'economia è anche quello un, penso e spero, è un principio tutelato dalla Costituzione, quindi è sempre un bilanciamento di interessi. Noi forse in questo momento qua siamo un po' in crisi sul bilanciamento degli interessi. Detto questo, che non è una valutazione politica, è una valutazione meramente tecnica, cioè mi arrivano dei limiti tecnici, milligrammi su chilogrammo, è una misura tecnica, è roba da ingegneri, non è roba né da politici né da... è roba tecnica. Io non supero quel limite, per l'Europa non è un rifiuto pericoloso, ergo in Germania lo trattano come un rifiuto non pericoloso, in Italia invece no. Allora cosa fa l'Italia? Anziché abrogare le vecchie norme e rifarsi direttamente al diritto europeo, lascia tutto com'è e prepara dei treni e li tappa tutti come se avessimo del materiale radioattivo e li manda in Germania, dove invece li trattano secondo il diritto europeo. Quello che è successo, io lo dico un po' in modo colorato, se no diventa noioso il mio discorso, magari ma colorato nel senso dell'esposizione, non dei contenuti. Ecco, quello che noi abbiamo avuto, veramente la grandiosità di quello che si chiama modello Genova, e si chiama modello Genova non come slogan, non è ripetibile, è ripetibile il modello Genova. Non è ripetibile il modello Genova perché è vestito su misura su Genova. È ripetibile il modo con cui abbiamo definito il modello Genova, cioè applicazione del diritto comunitario, andare all'essenza, teloburocrazia. Voglio ricordare l'articolo 97 della Costituzione. La burocrazia non si può azzerare. La burocrazia è all'articolo 97 della Costituzione. È il nome burocrazia dato in Francia prima del 700 con accezione negativa, se no il fatto del potere degli uffici, che poi è questo che vuol dire burocrazia. È necessario che sia disciplinato da delle regole nell'interesse dell'imparzialità, nell'interesse pubblico, nell'interesse soprattutto all'ottenimento del risultato. Questo è il lato negativo della burocrazia italiana. A volte io, Michelini vuol togliere la burocrazia, Michelini vuole far sì che la burocrazia sia teloburocrazia, cioè sia un procedimento come abbiamo fatto con Morandi, perché ci vuole la regola, ma sempre comunque modificabile tutte le volte che serve e subito, non deve dar danni, una norma scritta male. Non deve avere due passaggi, norme ovviamente che non siano norme comportamentali, ma va benissimo, sono lì, sono ferme e seguono anche delle dinamiche sociali diverse, ma una norma tecnica non possono cristallizzarla in un atto normativo che per cambiarlo ci vogliono due passaggi in Parlamento. Questo è il succo del modello Genova, cioè dire si deroga da tutto ciò che è burocrazia negativa, chiamiamola così, chiamiamola come il colesterolo, che c'è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo, ecco. E allora c'è la burocrazia buona e quella cattiva. Ora, negli istanti in cui noi abbiamo potuto ora dire che il modello ha funzionato, ma il modello è un procedimento che, come è stato vestito su Genova, può essere vestito su una scuola, può essere vestito su un ospedale. L'importante è riuscire in Italia a far passare il messaggio politico, questo invece, che se l'Europa ci dà un ventaglio di possibilità, noi non dobbiamo usarlo tutto. Perché noi dobbiamo avere le stesse possibilità della Germania o di altri paesi di esercitare la nostra creatività, che tanto ci ha fatto lodare in tutto il mondo, il nostro ingegno, perché noi ci chiamiamo ingegneri, non da come gli anglosassoni che deriva da motore, ma da no, noi da, deriva da ingegno. Abbiamo la grande medicina, abbiamo la grande scienza. Noi in Italia siamo riusciti a fare questo perché non abbiamo accumulato tutta questa burocrazia inutile che ci frena e ci tarpa le ali. Col decreto Genova c'è stato un momento di grande illuminazione mentale dei politici, tutti i politici. Io se lo dico, quando vedo che litigano, sinistra, destra, gialli, eccetera, io voglio ogni tanto, io ricordo loro che se dico viva la burocrazia non sono di sinistra, se dico a morte la burocrazia non sono di destra, se dico trasparenza e legalità non sono dei 5 Stelle. Siamo totalmente trasversali, cioè la legalità non va contro l'efficienza. Io mi sono meravigliato che leggo sul sito del governo c'è un documento che è un documento delle proposte, dei saggi per uscire dalla crisi, per rilanciare. È molto bello, è molto, molto dettagliato, persone anche che conosco, molto valide. C'è solo una frase che mi porta a distorsione. A pagina mi pare 32, nel capitolo 22-23, quello delle infrastrutture, dove dice
legalità, polo della legalità versus polo dell'efficienza. Ecco, io quella lì cortesemente la vorrei togliere per dare un esempio di quello che io intendo. Legalità versus efficienza io non lo posso accettare. Per me inefficienza vale illegalità. Questo è un concetto che è alla base del modello del viadotto Polcevera. Noi avevamo e abbiamo controlli di pattuglioni, li chiamiamo il pattuglione interforze, polizia, carabinieri, ASARPAL, comitati paritetici. Un'ottantina di persone che entrano in cantiere senza preavviso 1 o 2 volte al mese e non hanno stato di polizia, è una sensazione di legalità, cioè il fatto di comunque rispettare la legge, non solo rispettare, fare bene e far anche vedere che si è fatto bene. Giulio, ciao, aspetta che metto punto che ho una. C'è qualche microfono acceso. Forte senso di legalità. Questa per noi è la legalità in pratica, non è la legalità burocratica. Noi non lo vogliamo il certificato antimafia autocertificato dal mafioso che ha paura di essere condannato per falso. Ecco, noi vogliamo in concreto andare a verificare in concreto con gli strumenti della giustizia se ci sono dei reati in concreto, non la prevenzione, l'iperprevenzione del reato che è talmente al di fuori. E massimizza tanto questo importantissimo valore che è quello della legalità, che ti porta a chiudere i cantieri nella convinzione che un cantiere chiuso è un cantiere dove non ci sono malviventi e dove non ci sono morti sul lavoro, semplicemente non ci lavora nessuno perché è chiuso. Siamo arrivati anche a questo paradosso. Quindi l'inversione del paradigma, che è l'oggetto del dibattito di questa sera, poi dopo dibattito adesso mi fermo mi fate qualche domanda che è benvenuta, anche che non c'entrino niente con il viadotto Polcevera, perché questi incontri qua sono importanti anche per chiarire alcune cose su come uscire da questa grave situazione economica, tipo sisma bonus, eco bonus. Ci sono tante cose che ci sono tante opportunità che girano che noi non ci passano davanti e non le cogliamo con le mani. Ci vuole un ingegnere, un avvocato, un architetto, un farmacista, un medico. Ci vuole interdisciplinarità e collegamento e sinergia tra tutti noi che comunque anche con la partecipazione al Rotary, quindi anche con un atto di volontà di portare qualcosa al bene comune, partecipiamo in queste cose. Bisogna che ci attiviamo molto, perché sono situazioni, sono denari che passano e che purtroppo non si fermano alla stazione, come un treno che rallenta ma non si ferma. Bisogna anche cogliere le cose, poi vi spiegherò dopo cosa intendo, ma anche poi magari se si sviluppa un certo dibattito su queste questioni tecniche, dove ognuno deve studiare la norma, bisogna leggerla, perché il sol fatto di dire ci pensi lei è già una delega che non è concepita in queste norme che ti danno delle opportunità, cioè io ti do un'opportunità ma pretendo che tu questa opportunità la colga senza pensarci neanche troppo sopra, ecco. Tornando al discorso e concludo, il ribaltamento del paradigma è proprio questo. Io rispetto la legge per non andare in galera, per non essere sanzionato, per essere a posto e poi al limite se la legge è scritta male posso anche morire a norma, oppure voglio rispettare la legge per perseguirne lo scopo, la famosa intenzione del legislatore, la ratio legis, la ratio iuris, che tanto si pronunciano nelle aule di giustizia, ma mai si mettono in pratica prima dell'estrema ratio, che è la giurisdizione. Io quando sento, e allora mi denuncio per diffamazione se non è d'accordo. No, se non è d'accordo mi gridi di tutto e mi dimostri che ho sbagliato, non mi denunci, il tribunale si deve risolvere. Ma esiste un momento in cui una società può risolversi le sue cose con il dibattito, col dialogo, con la mediazione, santa pace. Una volta era la base, adesso è tutto tribunale, tutto estrema ratio. Ecco, io nell'istante in cui tutti noi interpretassimo e applicassimo queste norme, difficili, lo capisco, ma assumendo anche delle responsabilità, anche la responsabilità di doverne rispondere alla giustizia, io non ho paura, perché ho operato con coscienza, ho operato per l'interesse pubblico nell'applicazione e interpretazione di queste norme. Io sono convinto che un giudice, se andassimo a giudizio, se ci fosse il coraggio di andare a giudizio, noi probabilmente non ci andremo perché abbiamo questa norma di deroga che ci consente di fare quello che abbiamo fatto, cioè agire di buon senso, ma agire secondo il criterio del buon padre di famiglia. Però
Ma se anche non ci fosse questa norma, io sono convinto che un giudice disapplicherebbe le norme nazionali contrastanti con le direttive UE, perché direttiva UE non vuol dire solo obbligarci al diametro di una vongola. Direttiva UE vuol dire anche perseguire l'interesse economico di aumentare il benessere dei cittadini europei, non questo pauperismo dilagante, ma noi dobbiamo mirare ad avere la sicurezza delle persone, la salute, la salvaguardia dei beni culturali, la salvaguardia della legalità, ma anche lo sviluppo economico. Non è brutto guadagnare legalmente e legittimamente soldi e pagare le tasse legalmente e legittimamente. E questo è il punto fondamentale. Le cose non sono in contrapposizione. L'efficienza non è in contrapposizione con la legalità. Noi l'abbiamo dimostrato con il viadotto Polcevera. C'è stato un tentativo di infiltrazione, già i giornali, la camorra. No, non è andata così. Semplicemente io lascio che possa entrare nel recinto di casa mia, ma c'è un sistema di controllo tale all'interno della casa che viene semplicemente scoperto. Come in un supermercato, io decido di non blindare completamente le finestre. Ma se io assumessi un numero di vigilanti in un supermercato, l'ho fatta anche recentemente in un'intervista, questo esempio banale, che è superiore agli acquirenti, io sicuramente riesco a ridurre a zero, quasi a zero, zero il taccheggio. Poi dopo però mi conviene assumere i ladri, mi costa di meno. Cioè il risultato bisogna sempre tenere in considerazione. Questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo operato tenendo sempre l'obiettivo sempre davanti a noi, ma nonostante tutto, nel rispetto dei principi generali di tutela. Spero di essermi spiegato bene, perché c'è molta speculazione su questo. Io sento tanto in giro, Michelini, ci spieghi cos'è il modello Genova. Grazie tante che avete fatto il ponte in un anno. Avete derogato tutte le norme. La risposta è sì, alle norme stupide, alle norme inutili, ma tutte italiane, tutte vecchie, tutte completamente contrastanti con invece un set normativo, perché le norme sono lo strumento di lavoro dell'ingegnere, non è solo il riferimento dell'avvocato o del giudice in tribunale per vedere se uno ha ragione o torto, per vedere se uno deve essere condannato o assolto. Sono anche le norme di regola dell'arte, le norme UNI, le norme CEI. Per norma si intende proprio anche quello che è ciò che noi utilizziamo ogni giorno per non solo per vedere quali sono i divieti e non infrangerli, ma anche le norme di buona prassi, che normalmente non sono cogenti, no? Danno un'indicazione. Se le segui, puoi dimostrare di aver fatto bene. Se non le segui, mi dimostri che hai raggiunto l'obiettivo con un altro metodo, ma che l'hai raggiunto uguale. Questa si usa anche in prevenzione incendi, questo sistema si chiama metodo prestazionale. Ecco, se io posso dire uno slogan, adesso lo dico: metodo prestazionale ovunque. Approccio prestazionale ovunque, sempre ricordarsi la teleburocrazia, cioè riuscire sempre a non perdere di mente l'obiettivo. Io mi fermo qua come introduzione, adesso lascio al presidente qualunque tipo di valutazione, se fare delle domande, eccetera. Grazie. No, grazie a te.